quando ha sparato questo apri sì. E andare così ancora dove bomba so. Sparata per questo che vedete alle mie spalle è il monastero di Santa Ivieschi, che si trova vicinissimo all'aeroporto. L'aeroporto di Donetsk è quell'edificio distrutto che vedete là in fondo. Qui si è combattuto nel gennaio 2015 una battaglia furibonda. Gli ucraini hanno cercato dall'aeroporto di riconquistare questa zona e i miliziani l'hanno difesa per vari giorni, asserragnandosi in questo monastero, in quella casa laggiù. Tutto è minato qua, tutti questi campi sono pieni di mine. Dalla distruzione di questi edifici, che sono completamente rasi al suolo, non ci sono più alberi, non c'è più nulla, ci sono solo macerie, mine, pezzi di bombe, si può capire l'entità di questa guerra di cui in Europa non si è parlato praticamente mai, eppure ha raso al suolo completamente questi edifici. Qua non resta niente in piedi, tutto distrutto. Qui c'è un buco di scheggia di proiettile ogni centimetro praticamente. E non c'è più nulla, è tutta una landa di distruzione, bombe, mine. E qua si è combattuto per dei mesi nel silenzio completo della stampa europea. E ancora oggi il fronte si trova poco distante da qua, appena oltre quegli alberi là in fondo, in direzione nord. Questo è un buco fatto da un colpo di cannone di un carro armato ucraino durante l'attacco del gennaio 2015. Il colpo di cannone ha completamente distrutto questa parete, che come vedete comunque è larga mezzo metro. Qui c'era un miliziano che è rimasto ucciso durante quel combattimento. E qua è ancora tutto pieno di bossoli, di schegge. La zona è completamente minata qua intorno. Ci sono probabilmente ancora cadaveri sotto le macerie o nei prati qua vicino. Qua il terreno è ancora pieno di materiale bellico, qua c'è una maschera antigas abbandonata, ci sono ovunque proiettili di vario calibro, di vario tipo, qua ci sono cassette militari che contenevano munizioni e da questa feritoia qua i cecchini separatisti colpivano il terminale che era in mano agli ucraini, dove resistevano i famosi cyborg, che è appunto quell'edificio laggiù completamente distrutto. Ogni volta che colpivano facevano sì, l'X. Sì. Quindi questo qua è lo schema che facevano i miliziani. Questo è l'aeroporto. Sì, questo torre è il... quello che si vedeva laggiù, adesso non c'è più la torre perché è crollata. Ma ogni X che c'è vuol dire che qualcuno è stato ucciso, è stato colpito dal cecchino. La temperatura calava fino a meno 25 gradi. Questo è un giubbino militare ed è abbandonato qua insieme a mille altre cose. Lì sembra sparato. Il combattante nostro sta qua. Ora, va.